Amiche ed amici da Kenobis Watch Productions, siamo qui riunite e riuniti per un evento eccezionale. Un Eccezionale. evento eccezionale. Signori e signori, Danilo Della Frana. Un evento eccezionale. Un evento eccezionale, io vorrei pinnarlo di più, però vorrei pinnarlo come non l'ho mai pinnato prima. Come un pinguino. Sì, esatto, fammi un pinguino. Eccolo qua. L'ho pinnato, non è vero, non l'ho pinnato mai meno, sono scomparse quelle brutte scritte. Brutte, brutte scritte. Come la barzelletta, fammi un penguin job. Esatto, non la È bella conosco. che Come fa? Puoi raccontarla? Più tardi? è. Vabbè. No, purtroppo no, più tardi Vabbè. magari. Allora, intanto c'è gente che canta. Ti sento. C'è uno che dice: sentiamo, abbiamo apprezzato il porco in tedesco. Io non so il tedesco, quindi quando hai detto Schwein Gott non ho assolutamente capito che cosa intendevi. Quindi, scusa, no, è tedesco. Non esiste volgarità al tedesco. Il tedesco è una lingua No, pura, come Johann Sebastian Bach. assolutamente. Assolutamente. Quindi, questa sera Rare. Quindi Rare, addirittura più che Rareware, cominceremo con Rare, Designs of the Future, il primo logo, i primi giochi. Abbiamo una ricchissima serie di giochi che vogliamo giocare con voi questa sera. Pensate ai 99 giochi, tutti i giochi prodotti dalla Rare dall'inizio della sua vita come Rare sul Nintendo Entertainment System fino alla sua fine nintendiana. No, in realtà non c'è GameCube, insomma arriviamo fino a Nintendo 64 e un po' di Game Boy Advance. Ecco qua. Fantastico. Sarà bello o no? Quindi Non sarà bello. saltiamo la parte 8 bit, computer 8 bit, Saltiamo. Spectrum e quant'altro, perché sono già troppi, Sono 99 già dobbiamo giocare troppi. tutti, Ma no, tutti, 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 assolutamente. Ma tutti. poi provo a pensare che stiamo ancora anche parlando, quindi perdendo ogni minuto di chiacchiera almeno due giochi. Hai ragione, Ed è giusto così, e parleremo tantissimo in realtà questa sera hai ragione. perché. Considera che comunque sono 20 minuti a gioco, perché li giochiamo anche No, bene. infatti, anche li giochiamo male. Cioè, a parte che credo che per finire Cobra Triangle ci metti tipo 3 minuti, se sai cosa fare. Ma noi non sappiamo cosa fare. Allora, semplice premessa, molto semplice. Cosa hanno fatto i fratelli Stamper fino al punto in cui cominciano a fare Rare? E perché cominciano a fare Rare? Non lo so. Beh, hanno fatto giochi da sala giochi. Erano specialisti in conversion kit. Pigliavano giochi già esistenti e li convertevano in altri giochi. Pochi in Eh sì, realtà, non ha fatti granché. Ma soprattutto Spectrum. Soprattutto convertirono la sede di Space Invaders in Galaxian, pensa, Spectrum. Comunque questo è c'è. il primissimo lavoro. C'è gente che fa soldi. Cioè, ci ha fatto soldi la gente, anche loro, ma anche quelli che li sfruttavano. A questo punto, cosa fanno? Inventano i Filmation Engine. Praticamente inventano un sistema. Prima di quello si fanno notare, perché quando tutti realizzano videogiochi in Basic, Chris Stamper realizza il suo capolovoro della prima ora, ovvero Jetpack, in linguaggio macchina Z80, quindi un gioco velocissimo che ha tutte le carte in regola per essere un arcade, letteralmente senza la fessura per le monetine. È verissimo, ho il flash dell'invidia di andare a casa di un amico con lo Spectrum, pensando, adesso arrivo qua e gli dico, io gli ho più belli. Mi ha mostrato Jetpack, sono rimasto di sale, per non dire un'altra cosa, perché era fighissimo, era giocabilissimo, era super arcade e lui era Ed è ancora bravissimo. bellissimo tutt'oggi, pensa un Tutt'oggi, po'. tutt'oggi. Nessuno dei seguiti è stato in grado di equipollarlo. Perché venivano dagli arcade, era gente che aveva lo Z80 nel cuore. Nel cuore, poi pensa, come abbiamo detto in passato, in una precedente puntata, loro sono, perdonami il termine, Babic, ma lo uso con una certa insolenza, seminali nella cultura inglese. Sono Perché i seminali. loro giochi sono sulla bocca di tutti. Tim Child, il produttore televisivo che fino a qualche anno prima si occupava del meteo sui canali inglesi, giocando a Attica Attack, rapito dalle atmosfere di Attica Attack, idea Nightmare, Knightmare, quindi la serie televisiva culto inglese che dura 8 serie tra gli anni 80 e 90. Terribili, tra l'altro. Però no, però cioè, impatto culturale, questo è importante. Noi avevamo al massimo l'orecchiocchio che faceva vedere gli arcade, ed era bellissimo, ma non c'era una riverberanza culturale vera. Eh Forse sì. sì, però Loro sono letteralmente delle rockstar, sono anche delle rockstar. Tra perché hanno l'altro. questa vita un pochino così reclusa, concedono molto raramente le interviste sui vari Crash, Zap e compagnia bella. Loro pensano semplicemente a stare lì, nella loro casa, che è Di là. letteralmente Di
che è un'estensione dell'edicola di papà Stamper, no? Lì nella Stamper, sì. cittadina di Ashby della Zouche. Infatti il primissimo nome quando smanettano con i conversion kit è proprio Ashby Computer and Graphic, no? ACG, certo. Eh sì. E lì praticamente rimangono lì, lavorano per sfornare giochi all'avanguardia che sfruttano tecnologie tra cui il Filmation Engine di cui parlavi prima. Questo finché almeno fino a quando il mercato non venne saturato dai cloni del Dai Filmation loro Engine. e da quelli degli altri, a un certo punto Dai loro e era. da quelli degli altri, con un mercato super saturato, decidono di fare una cosa diversa, dato che Chris Tamper ha il pallino per l'elettronica, il suo primo computer se lo costruisce letteralmente da solo, e già dal 1983 lui comincia a smanettare sul Famicom addirittura, per fare reverse engineering e capire come funziona la macchina. Vendono tutto, vendono il catalogo dei giochi Ultimate Play the Game, che è un nome lunghissimo ma bellissimo, a US Gold, e si imbarcano in questa nuova avventura con il marchio Rare. Esatto, il punto è questo, cioè la loro idea parte dal fatto che loro riescono, unici in Occidente, o comunque tra i primi in Occidente, in Europa direi sicuramente, a fare il Sì. reverse engineering per capire come fare e programmare su Famicom, perché Nintendo non te lo voleva dare l'informazione se non eri parte della cricca del cerchio magico che in Giappone poteva fare giochi con tra l'altro dei vincoli terribili, anche per ragioni qualitative Nintendo ti permetteva di fare solo un certo numero di giochi l'anno. A un certo punto ne fanno 17 su Famicom, però col placet in realtà di Nintendo, che è interessata e vede le capacità e le qualità. Il primo gioco che fanno su sistema Nintendo, in realtà qui è scritto che è dell'87, agosto 87, esce a casa, cioè esce su cartuccia per Nintendo Entertainment System, effettivamente nel 87, ma usciva, forse ne abbiamo parlato la settimana scorsa per altre Sì, la ragioni. settimana scorsa, nominando il coin-op. Per un sistema Esatto. di controllo molto particolare. Esattamente, io abbasso un po' il volume che è sparatissimo, ovviamente. Questo più che un gioco di sci è letteralmente Buggy Boy sulla neve andando avanti ed è molto figo. È vero, è esattamente Buggy Boy sulla neve. Rimpiccisco questo logo che è tanto orribile, però è il primo logo. Intanto il gatto sul tubo ci sta raidando con 345 persone. Ciao gatto! Grazie, grazie, gatto sul tubo. Avete fatto molto bene. Allora, Babi, ci puoi dire a cosa stai lavorando in questo momento? In questo momento sto lavorando a una retrospettiva dei giochi Rare, pensate. Quindi, i giochi fatti dagli Stamper Brothers negli anni 80 e anni 90, prima di essere rasi al suolo dall'arrivo di Microsoft e poi pian pianino anche ricostruiti in un altro modo, ma la loro leggenda è qui. Quindi in questo momento sto lavorando a questo. Se invece intendi cosa sto lavorando proprio in termini lavorativi, posso dirti che ho da pochissimo finito un bellissimo articolo per la rivista Pixel, a cura di Fossetti, Mottura e insomma Round 2, eccetera, eccetera, dove ho scritto un articolo che spiega come diventare narrative designer in 10 semplici mosse. Quindi anche in questo modo sono riuscito a evitare di dire che cosa sto facendo in Ubisoft. Ciao. Ciao, gatto sul tubo. Ma quindi siamo qua per parlare di questi incredibili sviluppatori inglesi che letteralmente dalla loro camera da letto, anzi dalla loro retroedicola, non nel senso della retroedicola, nel senso che quasi nel retro dell'edicola di papà, si mettono a fare sta roba incredibili. Capiscono, riassunto dei minuti precedenti, capiscono come reverse engineerare e capire quindi come si programma su Nintendo Entertainment System, anzi su Famicom ancora prima, e creano una società Rare apposta in origine per dominare o comunque per entrare nel mercato giapponese in primis, che poi ancora non lo sapevano, sarebbe esploso per loro fortuna in Europa e in America. Non a Slalom, caso gli 1900. viene dedicato un corposissimo speciale sul numero 2 di The Games Machine inglese, quindi quello della Newsfield. Esatto, cioè, comunque Slalom fa già capire che una cosa avevano il senso per l'arcade. Fa un po' specie pensando che comunque erano stati famosi negli anni precedenti principalmente per arcade adventure un po' disorientanti, mentre qua si buttano proprio a capofitto nell'arcade più puro. Come diceva giustamente Dan, questa è una specie di Buggy Boy prima, contemporaneamente a Buggy Boy praticamente. Gioco da sala giochi, perché molto prima del Pine Racer si giocava con controller sci, molto rudimentali.
l'hardware era praticamente un NES, ma con questo controllo sci nell'87 esce anche su Famicom. Quindi con questo gioco colorato, considerando i limiti del NES, dell'hardware NES, è comunque una roba bellissima. Buono il frame rate tra 30 e 60, credo 60 proprio il frame rate, sufficienti frame animazioni e sprite, buona la strada in simil TX1 ma senza dossi, sì, beh, non hanno anche i bivi, però comunque tanta roba, tanta capacità tenga. Il gioco un pochino copiato dall'omonimo slalom per Commodore 64, non quello della HAL, ma quello della Tronix, credo che fosse, non voglio sbagliarmi. Cioè un po' simile, come, però subito un altro level design, subito un altro tipo di atmosfera, nemici incalzanti che ricordano anche un pochino, se lo ricordate, Roller Aces della Williams, ovvero in realtà della Kaneko, distribuito in America. C'è molto astrattismo, gente con lo slittino che attraversa la pista, pupazzi di neve messi così alla rinfusa, non ha nulla di stimolativo, è totalmente un'esperienza arcade. È quell'over the top veramente un po' giapponese, come, che è strano, perché cioè sono inglesi, e di nuovo non è che avessero dimostrato questa anima arcade con la Ultimate, ma l'avevano dimostrata prima nei loro conversion kit di giochi da sala giochi, quindi è tutto sborone. Bello, adesso sto giocando tra l'altro malissimo, non riesco neanche a centrare le bandierine perché faccio scuola, ma perché avevano 99 giochi da provare, e io ho preparato questo menu bellissimo che ci permette rapidamente. Se avete una Xbox One, cercate Rare Replay, è una compilation che non è mai stata convertita, è veramente veramente eccezionale, molto molto molto. Wizard and Warriors, subito facciamoli tutti. Wizard Warriors, una saga molto importante di cui escono penso almeno 4 episodi, in senso 3 su NES, sono 3 episodi per NES e uno spin-off per Game Boy. Esatto, Wizard and Warriors X, questo non ho mai, volendo l'ispirazione a Geleco per Legend of Makai, minchia, un'ispirazione praticamente Ustia. Diretta. Ustia. Ti dico di più, praticamente Geleco acquisì i diritti per convertire, per pubblicare Wizard and Warrior in Giappone. Venne lievemente rimaneggiato con un nome, se non erro, Densetsu no Kishi Elrod, quindi Elrod il cavaliere leggendario. Ciononostante non ebbe un grandissimo successo, neanche loro ci credevano tantissimo, tanto che venne subappaltata la conversione a un altro sviluppatore. Tuttavia, considerando che dall'altra parte del mondo a quanto pare aveva portato a casa altri due seguiti più lo spin-off su una console portatile, rielaborarono in maniera letteralmente evidente punti di forza del gioco, ma anche la struttura dei livelli in Makai no Densetsu, Legend of Makai. Sì, è vero, cioè, c'è quel fatto là. Io adesso non riesco a giocare, mi sono incastrato in questa caverna, non riesco a fare un cazzo. Però è vero, appena ho visto la mappetta e questa roba qua, ho detto Makai, ma cosa mi fai? Sei meglio degli hentai. Bravo, grazie. Vedi che alla fine, ma mi spiace un po' che non hai scritto questa. Abbiamo finito le canzoni, purtroppo. Io ti ho detto scriviamo una canzone estiva. Purtroppo le abbiamo finite. Ma vabbè, ci rifaremo presto con un'altra collab. Allora, ti mostro, salto un attimo, anche perché fanno una quantità di giochi de merda, veramente incredibile. No? RC Pro Am Racing, ovviamente, è un gioco molto carino. Questo lo guardiamo. È un grande classico. 87 Rare. Questo veramente bello. Aveva fatto una partitina a Viz The Game per Amiga. Non sapevo che fosse di Rare. Ma pensa tu. Allora, Pro M Race. Non so, penso che intendeva quello. Una serata dedicata a Rare. Quindi immagino che. Uno scoop. Ma forse perché vuole vedere Busted Gonald con i suoi coglioni. So, è un personaggio che effettivamente una volta che lo vedi. Biffa Bakun. Ti acceca gli occhi con i suoi testicoli. È una roba. Allora, questo. È una cosa, sono arcade abbastanza unforgiving, però sì. Pensate anche a com'era il NES, cioè il NES voleva veramente darti delle cose che dovevi giocare all'infinito, te la dovevi succhiare questa cartuccia, quindi il fatto di avere giochi che alla prima partita fai schifo, come ho appena fatto io, prima partita dopo, ci giocavo questo all'epoca con i miei amici, tra l'altro c'era un amico Tone che aveva il NES e aveva questo gioco, out, subito così, già vabbè. Unforgiving, però dovevi veramente imparare a guidare, era il Gran Turismo de che cazzo sto dicendo, era il Gran Turismo, vabbè, avanti.
Dio santo, se è solamente... poi prendere i missili per obliterare le auto nemiche, quindi è più bello. È tipo Mario Kart, ma più bello. Più tra bello. L'altro loro faranno faranno Diddy Kong, faranno Banjo Pilot, faranno Mickey, molto carino. Ho giocato prima quello di Nintendo 64, non è niente, ma non era male. Basta però, è morire così. Mickey Speedway Race, come cazzo si chiama, USA, come clone Mario Kart, io dico sì. Allora, quindi fanno tante robe terribili tipo Jeopardy, Anticipation, cioè giochi da la tavolo, ruota della fortuna. La ruota della fortuna. Possiamo provare a vedere se riuscirono a vincere le loro battaglie, come era grazie alla fuga, il signor Giancarlo. Esatto. Allora, questo è un gioco che è stato dampato più di recente rispetto a tutti gli altri, non so perché, ma ho scoperto che non ce l'avevo nella mia collection. Stiamo giocando su Famicom, su NES, Gianluca Foy. Stiamo giocando in realtà su Mister FPGA, per comodità, perché salteremo verso le 2 di notte, passeremo dal NES al Master System e poi al Game Gear. E poi fino Game a, bene o male, alle 9 di domani mattina. Esatto. Però, come non... cioè, New England, ho sempre sognato... Guarda, cioè, sembrano tanti sprite, ma perché il NES aveva tanti sprite, piccolini, ma ne aveva. Vabbè, ma perché loro ho messo... sembrano delle mummie che stanno giocando. Sì, esattamente, quello è il trucco. Sono le mummie che stanno giocando. Non posso vedere questa roba più di un secondo, perché mi toglie... La conversione di Marble Madness per la Milton Bradley, uscita in marzo 89, è loro, però insomma, guarda, World Games, quindi in realtà all'inizio sfruttano questa loro capacità di programmazione su NES in due filoni chiarissimi: uno è i giochi che gli interessa fare e l'altro proprio chi becco quelli per far numero, per farsi vedere. Cioè, Taboo, The Sixth Sense, cos'è? Non lo so. Sense. Allora, attenzione, The Time Machine on Nintendo è tabù. Non sapevo questa cosa, ma che cazzo è? Questo ormai non so cosa sia. Allora, name. Ah, che bello. Mi sembra molto bello dall'inizio, Sì, non è male, Gesù. Non riesco ad andare su End, però, comodissimo. Oh, Bird Date, che palle. 13, in realtà ho sbagliato, scusa. Non posso cancellare, vabbè. 13... condannato. Sì, 13 aprile. Dio santissimo, ma tutta proprio così. Oh, deve essere molto bello il gioco, poi, perché... No, che c'è? Non gli piaceva. Perché non gli piaceva? 25. Ah, perché devo scrivere all'americana. L'americana, esatto. 25, 3, 3. Benissimo. 33. 33. Non si può. Allora. Che fastidio! 0, 0. 12. 25. Mio Gesù. Dio, che fastidio! Sbagliato. C'è una combinazione giusta sempre. 0-1 0-1 0-1. Ah, questa è sempre giusta. Bene. Giochiamo. Ah, sex. A sorpresa female. Tabù. Your question. Ma come your question? Ma che devo scrivere io la question? Ma siete stupidi? Ma che è? Narrative definer, dopo tutto. Ma non ha senso. Borm. Grande emozione. Ecco, questa fa parte dei giochi per far numero, per distinguersi come sviluppatori di terza parte. E che succede? Cardi. The Queen of Cups. I know deal the cards. Ok. E secondo me, guarda che... Ullala. È Balatro, praticamente. Ma più bello. Ma più bello. Nintendo GPT. In effetti c'è qualcosa. Ma non sono i tarocchi, non si capisce. È un tarocco Siffredi. Bene. Andiamo. Allora, significator. Allora, rotta della fortuna. Attualmente la tua situazione è...
di incontrare il tuo fato o il destino, ma un po' sempre. Questa cosa è sempre vera. Beh, non male, vediamo questa. Un attimo più generico. Allora, l'ostacolo esistente è la forza nello stabilimento. Ah, ma che cazzo sto giocando? Andiamo via da sta merda. Ma che è? Ma per piacere. Ma è che è? Oh. È la briscola, ma che ho? È la briscola mistica. Vabbè. California Game. A Cobra Triangle. Cobra Triangle è interessante perché è lo stesso, cioè, applicano il concetto del Filmation Engine. Abbiamo inventato un engine e mo adesso lo vogliamo sfruttare, milcare come un pazzo. Quindi Cobra Triangle, ci va, chissà che cos'è. Chissà che cos'è, di premere start se non comincia. RC Pro AM, però in acqua. Però più bello, perché in acqua. Però più bello. E soprattutto... Perché ci sono i serpentoni. Ma perché poi, perché il motoscafo arriva volando con tipo elicottero? Allora perché non ha volato tutto il tempo, sto cretino? Però puoi anche sparare. Puoi sparare. Poi non si capisce, questi qua, cioè... Vabbè, che fanno? Ah, c'è un tempo, va bene. Però, capito, c'è un po' di spaiante risometrico. Ti sparano da riva e non si capisce perché. Bello. Cioè, Sensation è... Perché si muove quello? Com'è che si muove? Ma che è? Non scappare. Guarda che mi tirano gli squali. Capito? È bello. Cioè, se avessi 12 anni, sarei come matto. Cioè, lo squalo! Cioè, se fossi un maschio di 12 anni, mia figlia prendesse la schifa, però... All'epoca sarei impazzito. Sì, sì. Parte anche la musichetta. Sono arrivato allo squalo. Ce l'ho fatta. Vince. Fantastico. E cosa fa? Apre il gate. E ha vinto. E siccome ha aperto il gate può continuare? No. Elicottero. Anzi, un cazzocottero. E se ne va. Così. Fine. Benissimo. E subito ti varia. No? Dice adesso cosa ci sarà? Collect pods. E li schivo. Perché mi fa... Ce l'ho fatta. Tac. C'è varietà. C'è varietà. C'è varietà. Peccato che come succede con la varietà... Ma che cazzo? Come succede con la varietà, non sempre tutti i minigiochi sono belli uguali. Tipo questo fa abbastanza schifo. C'è anche una musica tipo Bruce Lee. Adesso come faccio a prendere quella cosa? Devo tornare indietro? Yes! Ma non era male in realtà, alla non fine. Non era male. Io a criticarlo, ma non mi sento a disagio. Qua esplode tutto, appare una roba. Musichette impazzite, scritte da un deficiente probabilmente. Una roba tipo bibibi. Le senti tra l'altro? Senti l'audio? Sì. Cioè, fantastico, a parte la mia voce funziona tutto. Senti che musica imperiosamente fastidiosa. Un po' bassino, però lo sento. Ah, era un bonus stage. Tu non toccare niente, non un po' bassino, ma lo sento. Dispose e adesso l'arena, dispose of mine. Devi prendere la mina, però poi lui cerca di riprendere, te l'ha capito? Eh sì. Guardi e ladri. E gli spari non funzionano, tra l'altro, qua. Cioè, questa cosa è fastidiosissima. Varietà, dicevamo. Ma sto stronzo, oh, muori. Devi fregargli la mina e portarla nell'altro field. Esatto. Okay. Va bene, molto bello. Però ne abbiamo 99. Ne abbiamo giocati forse 5. Quindi questo ci sta. Sfrutta RC Pro AM, Pro AM, RC Pro AM. E puoi fare cose. Hollywood Squares. Adesso è un gioco di me. Jordan vs. Bird è il seguito di 1-on-1 della Electronic Arts convertito su NES da loro. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Cioè, chi ha incastrato Roger Rabbit? Che cos'è? Chi lo sa? Deve essere una cosa bellissima. Ah, Luca Fai dice che aveva il sistema di Gradius. Pensa. Non lo sapevo. Non questo, quello prima. Start New Game. Sento così. Profumo di gloria. Sarà migliore di quello per Amiga. Questo è tipo inevitabile, per una questione che... Bah. Beh, però guarda, va là che c'è. Che bello. Dai, tira un cazzotto a Roger Rabbit. Ma... È di Valiant. È tipo Detective del Argus Press, ma più bello. Sì, c'è quella cosa là. Però l'andazzo è quello, l'impermeabilone un po' così. Suca, niente. Perché c'è tipo... È tipo Murder on Mississippi, però con... Roger Rabbit al posto dell'assistente panciuto e basso. È tutto fastidioso. Hai visto che scherzo che mi hanno fatto? Porca miseria. È incredibile. Guarda, che gameplay raffinato. Sì, un gameplay raffinato. Poi te lo mettono una cosa che ti uccide. Proprio dove devi andare. I batti che cadono tipo la Dio 2. Delle città e dell'immensità.
È proprio dice... è divertente sto fatto. Eh sì, sì, si vede che è divertente. Scusa, certo. Puoi prenderlo tu, Roger? Ecco. Tra l'altro adesso non ce l'ha più, l'avevo preso. Vabbè. Qua anche un po' di Ghostbusters. Guarda che però c'è sempre il vaso che può cadere, ma che senso ha? È una fissa. Ma cosa mettiamo di divertente che possiamo mettere sempre? Un vaso che cade, ma non cade dopo sempre. Dopotutto è un film ambientato nel mondo dei cartoni animati, possiamo giusto. Mettere tutto, il vaso che cade. Come ho fatto a stare senza questo gioco? Dai, questo vaso che cade. Potrei intitolarlo Vaso che cade, The Official Movie, The Game, esatto. Madonna santa. Vaso che cade, no, dai Boken. Potevano mettere un pianoforte, ma purtroppo... Ma quello era il giudice Doom. Esatto, non potevano... Allora, Jeopardy, Iron Swords, il seguito, vediamo cosa hanno imparato dagli errori del primo Wizard and Warriors. Vediamo quello che la Jaleco non ha voluto pubblicare. Mamma mia, guarda intanto che massiccio. Questa presentazione ipertrofica con un fisico sbagliato. Sì, completamente. Voglio chiamare come il grandissimo designer... Jets Khan. No, Jetska, va bene. Ma pette. Ma che faccia gli hanno fatto? Che brutta faccia, ma non sì, lo ricordavo. Ma aspetta, anche quello Game Boy mi sa che c'ha sta faccetta scema. Quello Game Boy c'ha l'elmo a forma di castagna. Ancora peggio. Non posso sparare. A questo so che non gioverà molto al mio curriculum, ma da giovane l'ho finito quello del Game Boy. Come mai? È così, sai, all'epoca giocavi giochi che ti prestavano gli amici. Quindi ogni gioco che ricevevi era una figata, l'ho finito. Ma non andare via, aspetta. Volevo giocare. È tipo Penguin Adventure, puoi fare la bonus chance. Grande! Grande! Hai visto? Anni. Botto di Ma suca! Però non perdi soldi quando perdi. Quindi che senso ha? Aspetta, cerca di farmi capire. No, sto perdendo soldi, guarda. Stai perdendo? Ah, sì, okay. No, sono senza soldi, ho solo 90 soldi. Okay. Però guarda, col suo bello scrollino. Nemici fastidiosissimi che ti cacano addosso. Letteralmente. Piattaforme che si vedono e non si vedono, facciamo che si vedono, però considera però anche un po' non si TRT magari non si vedono. Questi scivoletti che fanno fastidio. Fastidio, sì. C'è tutto quello che non ci piace, però allo stesso tempo noi siamo qua anche per, non siamo qua per giudicare, ma siamo qua per irridere la merda. No, non è vero. Vabbè. E non riesco, vorrei andare avanti, ma c'è qualcosa che mi respinge. Questa montagna di lavanda, vero Caralu? Un po' troppa lavanda. Forse il voto finale sarebbe stato troppa lavanda, 5. Per essere... Poi, interessante che sono anche usciti dei giochi della Ultra che pubblicava anche Konami, quindi c'è questi contatti strani, affascinanti. Loro sono tra i primi a realizzare uno spin-off di Spider-Man. Esatto, su Game Boy tra l'altro, mi sa. Sì, qua si cominciano a mescolare Game Boy e Pinbot, per esempio. Li ho messi in ordine cronologico. Non erro, all'epoca Marvel aveva tipo un ufficio a Manhattan, quindi era diventato estremamente facile per il publisher stringere accordi per assicurarsi i diritti. Avevo fatto tutto uno studio a suo tempo, però ormai sto invecchiando e non riesco a tenere in memoria tutti i dati. Oh. Guarda chi c'è. Chi è questo? Vediamo. Il nostro amico di Ultimate From Parts Unknown di Ultimate Warrior. Capisci che la memoria mi sa che c'è ancora. Gioco di merda. Sì. Brutus Beefcake. Attenzione.
Dov'è Gabratta? Io a Gabratta sto promettendo una vita serata a giochi di wrestling stronzi e adesso non c'è, ora non si palesa. Ah, qualcosa di quello della Epix per 64, ma più brutto. Io quello della Epix era fantastico, per modo di dire, perché aveva anche lì il ring isometrico, però esatto. I personaggi giganteschi che ognuno occupava di un beta ring. Molto bello per questo. Visivamente era potente la versione, era cosa ST, dov'era? C'era una versione coloratissima, molto bella. Sì, anche per Amiga, sì, c'era per 16 bit, ma anche la versione 64 stupiva, veramente. Però era un po' a merda. Forse è l'unico gioco brutto di wrestling su NES. Nel senso che, bene o male, gli altri comunque qualcosina. Quello della Tecmo te lo giocavi, quello della Data East te lo giocavi, quello della Technos ovviamente te lo giocavi, ma qua non lo so, questi spritini piccoli. Ha preso benissimo, la barra integrata nel ring era bella, però il resto, cioè voto la barra nel ring integrata isometrica è bella, voto 4. Poi cominciano a sovrapporsi le ere, perché all'era del NES si cominciano a sovrapporre anche giochi GB, che ho segnato con la scritta GB per aiutarci. Eccolo qua, questo è quello che ho finito. Wizard Warriors X, The Fortress of Fear. Vediamo in serio, quasi la trilogia completa. No, in realtà mi sa che questo esce prima del terzo. Vediamo un po'. Sì, esce prima del terzo, sì. Fammi fare questo tuffo nel passato. Che gioco di merda. Ce l'avevi, fisico, cioè, sì. Ti ho detto, me l'aveva prestato un mio amico. Guarda che roba. Questo mio amico era andato in un negozio di giocattoli e aveva riportato dietro, forte di un budget notevole, Mega Drive con Ghostbusters, più ovviamente all'interno Altered Beast, e questa cartuccia qui, diciamo, forte di un budget invidiabile. Guardala, col suo fantastico elmo a castagna. Allora, la musica è assurda, ma prima tra l'altro la musica era I'm Blue da da di da da da, prima di I'm Blue da da di da da da, è una cosa inspiegabile. Dopo sai cosa ricorda? Un po' Hunchback anche. Si dice Hunchback o Hunchback? Non ho mai saputo. Sempre chiamato Hunchback. Allora sarà Hunchback, mi fido perché non l'ho mai saputo. Ma non è male, eh? Un po' Wonder Boy. È estremamente più lineare rispetto a quelli che hai giocato. E già questo lo rende un altro giocabile, una roba. Sì. Guarda questo momento Great Jana Sister col pesciolozzo che salta su e giù. Rilevamento di collisione nei tasti dei salti, un attimo da rivedere perché l'effetto prospettico sputtana un po' tutto. Ma sono pazzi. Man. Oh. Vabbè, e senza motivo sali sopra le nuvole e te la prendi con i pesci. Wonder Boy, ma è proprio Wonder Boy. Mamma mia, Wonder Boy anche un po'. Quello avrei dovuto fare. Ma tra l'altro, come dire, esigentissimo. Cioè, per fare questa cosa qua devi farti un po' così. Sì, non fa sconti. Però, amico. Che caspita. Però ti fanno andare su da lì, dai, buono. Musica tipo MSX, bizzarra proprio. Guarda, effetto. Considerando che per Game Boy non è proprio terrificante. No, dai. Ma anche uno dei primi, insomma, quindi... Sì. Non è male finché non inizia a devastarti il pezzo di un Souls e neanche i primi livelli. Dice... Sì, sa essere molto difficile, sì. Hello? Devi andare su, vabbè, tacci tu. Come fai ad andare su? Usando la testa di serpente. No. Vabbè, no. E questo è un segno. Sarebbe stato bello, però. Vabbè. Leggibile come sto cazzo è la recensione. Mi piace come tagline di Luca Fire. Leggibile come sto cazzo. Lo userò nelle mie prossime recensioni. Esatto. 5. Oh, io ve lo provare. Prima non mi funzionava l'altra versione, ma non scaricate due. Pinbot. Io e Filippo parliamo sempre. Questo l'ho visto nella versione Play Choice in Inghilterra, in un pub... nel 1992 al piano di sopra. Mi è sempre colpito questa cosa e non avevo spicci per giocare ed ero triste perché ci avevo visto questa cosa e mi aveva un attimo stimolato questa la pimbotta, la pimbottana. Ottimo, sì. samples, ma che roba, questo è bello. Guarda l'idea geniale di farti vedere sotto
con lo split screen. Ah, stavo anche per perdere la pallina lo stesso, invece no. E invece l'ho persa adesso perché sono uno stronzo, però si può avere tutta la vita. Bello questo, mi piace però. Bello. Bello, bello. Pinobot, certo. Pinbot, il flipper vero di Pinbot, è uno dei miei flipper preferiti di sempre, che c'era proprio quell'estate in Inghilterra, a Portsmouth, alla YMCA di Portsmouth, avevano, pensate, Centipede, 720 e Pinbot Flipper. Non era male. Non era male. Cioè, Centipede con la trackball che ti pizzicavi, poi... 720 con quel joystick rotatorio demenziale, però comunque sfizioso, interessante, che ti pizzicavi comunque. E poi il flipper che ti pizzicavi, ti pizzicavano i portafogli mentre giocavi. Bello. Flipper è una delle cose più belle da giocare anche da cazzo, molto rilassante, ma brutto da vedere, perché vedere uno che gioca male a flipper è come vedere un film porno in cui la gente copula in maniera non... Tra l'altro Federico Croci, che prevedibilmente non è un fan dei flipper elettronici, ha detto che comunque apprezza Time Scanner di Sega. Ma dai, curioso, un gioco che ho amato tantissimo all'epoca, tanto da procacciarmi a 1000 lire la conversione pirata per Amiga, che non ce la faceva, e poi non ci ho mai più giocato. Forse ci ho giocato quando è uscito su System 16 nel MAME e basta, invece dovrei proprio rigiocarlo. Quasi mollo tutto adesso, mi saluto e vado a giocare a Time Scanner. Era figo Time Scanner. Non mi piaceva tanto la varietà dei flipper grafica, preferivo Pinball Action in quel senso. Però guarda come sto prendendo mano comunque, zitto zitto. Con una fisica della pallina. La fisica inesistente, però mi continua a parlare, adesso si va di multiball, qua, attenzione. Attenzione. Se butta la racket e torni multiball, guarda che bravo. C'è una zanzara che mi sta mangiando il cuoio capelluto, mio, cosa posso fare? Mamma mia, guarda che roba, guarda quanti punti, guarda che roba. Eh sì, sono grandi emozioni alla fine. Eccolo. Non era quello giusto. Non era il posto in cui dovevo buttare. Non era. Vabbè, peccato. Non era male. Eccolo. Au, ai, ha detto. Adesso multiball, visto? Quando arrivo al multiball in un flipper io mi sento felice, posso anche resettare, ma non lo farò. Dobbiamo decidere più che altro cosa fare, se provare veramente a giocare a Conker, intanto continua a parlare. Quanto parla sto flipper? Oh, basta. No, ma ho perso il multiball. Ci vediamo domani mattina alle 9. Tu a che ora cominci a lavorare domani? Alle 9. Ok, perfetto. Stacchiamo a 9:15, sì, caffettino. Giusto, caffettino, doccetta rapida, contemporaneamente al caffettino, sì. E poi avanti così, va bene. Luca Fai non sopporta sta roba di sto flip, proprio lo fa stare male, ha delle osservazioni estremamente cliniche e critiche corrette, però secondo me che non si neanche merita un flipper così, però lo apprezzo. Vabbè, secondo me è un po' va al pub, eh? Sì, come... è possibile. Cioè, come gesto iconoclasta va al pub. L'inutilità di riportare i cenni alle scritte letterali informative che non leggibili non informano una beata. È tutto vero. Voto multiball epilettico, in effetti abbastanza. Poteva anche essere questo. Peggio, come grado di epilessia, però c'era del fastidio. Oh, allora adesso andiamo matti, basta questa sequenza che stiamo facendo un po' troppo dritta. Andiamo subito a Conker. Perché? Perché sì. Perché da 2 giorni, anzi grazie a FDA intanto per questo, avermi segnalato questa patch e avermi segnalato soprattutto che avevo già lo script per fare questa bellissima playlist sul Mister FPGA, ma non me lo ricordavo assolutamente, perché questa è la vecchiaia. Da 2 giorni uscirà la patch per poter giocare a Conker's Bad Fur Day USA su Mister FPGA con il core Nintendo 64, e noi lo facciamo perché saltiamo in avanti, quindi vuol dire cambiare il logo, se no che cazzo. Principalmente devi cambiare il joypad. Non è che cambiare il joypad, tu vorrei... Allora, c'hai ragione. Tra l'altro ho fatto chiaramente esplodere lo tutto. Lo dico per te, magari riesci a giocare perfettamente con quello sì, che hai. Allora, no, sì, perché ha tutte le cose al suo posto, però giustamente tu dici perché non giocare con questo, soprattutto avendo speso anche dei soldi per l'adattatore per giocare con il vero pad. Però tu pensa sempre al fatto che quando facciamo delle modifiche online va tutto a ramento. Facciamo così, adesso lo tiro fuori qua
Ora lo Lo tiro fuori. attacco per finta. Eccolo attaccato. E adesso, ragazzi, giocherò con il vero pad del Nintendo 64. E poi in realtà gioco con questo. Nessuno si potrà mai accorgere di questa cosa. Quindi, fatta. Però non funziona. Perché? Prima funzionava Conker. Sì, ho provato proprio per non fare questa figura di merda e lui non funziona. Magari resetti e adesso vado addio. Va perché ho fatto sta finta. Adesso, adesso l'attacco veramente. No, devo resettare. Devo resettare. Non si resetta. Esploso proprio. No, non è lo snack, è un adattatore del merda USB perché così posso giocarlo, posso usarlo anche su Switch e su PC con l'emulatore. Quindi lo snack mi avrebbe confinato inevitabilmente alla mortacci. So che non resetta neanche col pulsantino di reset, quindi è proprio esploso il mister. Che soddisfazione. Provato prima, provato con un SSC, funzionava, funzionava l'audio, funzionava tutto Ma ovviamente. forse troppo avanti negli anni, dai. Ma no, comunque no, funzionava, cioè ci ho giocato, nel senso funzionava. Ma forse se l'è presa perché No, dovevamo quindi. giocare tutti quelli prima. Ma no, è che proprio ha smesso di funzionare il mister. Bene, abbiamo fatto ripartire il mister. Senza toccare i cavi strani che poi vi partono le orecchie, non va bene. Poi. Troubleshooting, come prima. Game capture, disattiva. Hai provato a seccare le candelette, certo. Ma il problema è che proprio. Che bello, un giorno dovrei raccontarmi i tuoi giorni tedeschi. Senti che bello. Sembra quasi The Sound of Silence, però in tedesco. Io non sono un cazzo! Bin ich von Sensu ausgewacht. Perché non funziono? Mi faccio buttare tutto il giorno con la bava alla bocca a fare la sequenza dei giochi. E porco. Dan, canta l'intro di Rondò of Blood. Ma che cazzo? Guarda che è una roba psicotica. Io voglio solo capire. È che proprio non va il segnale video perché lui lo. Si sono verificati i problemi di audio? Non Lo so, ma ultimamente. Windows ha fatto aprire un pop-up che non ho mai visto in vita mia. Si sono verificati i problemi di audio. Adesso, dopo 10 minuti? Scusa, ma per caso hai avuto un problema di audio? È bellissimo. Tutte le cose hanno una fine, solo il Wurst ne ha due. Idea. Faccio partire un gioco alla cieca, un coro alla cieca, questo cambierà la frequenza video e la serata è conclusa. Comunque, insomma, è stato bello. Quindi, quel dio delle città. Ma che cosa è successo negli ultimi 5 minuti? Mi ha dato direttamente Blue Screen of Death, quindi la mia sensazione, quindi ho dovuto riavviare tutto ovviamente con poi finestre incrostate. Ah, non si è chiuso correttamente, ma sei sicuro? Vuoi aprirlo in modalità provviso? Che cosa è successo? Secondo me quello che è successo è semplicemente che il sync uscito dal gatto, che comunque è riuscito ad arrivare fino al computer, o meglio, ma non ha senso comunque. Talmente fuori frequenza che ha mandato in culo cattivo la scheda grafica e la scheda grafica ha fatto crashare il computer. Non c'è nessun'altra spiegazione, cioè perché il computer dovrebbe crashare? È il gatto merda comunque. Bene. Peccato che il gatto, ma perché il gatto non ci paga come sponsor? Cioè siamo gli sponsor perfetti. Questa è l'ennesima serata che non andrà su YouTube a questo Ma punto. invece sono quelle con lo schermo nero per tantissimo tempo, sono quelle più apprezzate, perché No, questa non è più bella, certo. la gente vuole sapere, vuole capire, vuole una narrazione che finisce bene.
E non una nazione che non finisce un cazzo, oddio, delle città che non. Qualunque cosa succeda, non lanciare Conker. No, alla fine lo lanciamo, ci salutiamo e lo lanciamo, però il problema è che non funziona un cazzo, quindi. Non funziona un cazzo. Ma proprio un cazzo, cioè, proprio male, culo cattivo. E proviamo a staccare, ad attaccare il gatto, le faccio tutte, guarda. Però, cioè, abbiamo avuto un hard reset totale, capito? Quindi anche la sedia, voglio la sedia brandizzata del gatto. Vabbè, o forse sono i fratelli Stamp, perché sono sempre stati un po' così in disparte, defilati, e non amano. Dark Angel dice: io vedo tutto nero, È figurati tutto no. nero. È tutto nero, Dark Angel. È esattamente tutto nero da tipo 10 minuti. Ed è una soddisfazione perché il duro lavoro di questa playlist di 99 giochi che ho fatto grazie a FDA. La Madonna incoronata e Madonna Tutti e incoronata due. non è un'offesa comunque, cioè Madonna incoronata è come dire Dio santo, Eh sì. no? Esatto, Madonna incoroneta. Quindi io direi che grosso modo adesso faccio ancora qualche tentativo così chiacchierando il più del meno, poi potremmo anche mandarci a fanculo perché e ci sarà una parte 2 ovviamente dove giocheremo solo a Conker, ma io lo farò partire 20 ore prima, farò uno stress test lunghissimo per accertarmi. Ma in realtà abbiamo visto diversi giochi, se ci pensate, più del solito. Quindi Alla porco troia. fine la quantità sulla qualità ha vinto. Esatto, cioè la fine è il mio inizio, come diceva Tiziano Terzani. Beh, porco. Sì. Allora, quindi no, non basta attivare e disattivare, bisogna togliere, a spegne e accendere. Non funziona. Poi resettare, poi spegnere, poi togliere l'SD, poi spegnere, poi avevi già spento, poi rimettere l'SD. Riaccendere, staccare il gatto brutalmente col cavo USB, riattaccare il cavo USB, dire ambarabacicocò e poi funziona. È una soddisfazione. E adesso giochiamo Però non vedo la a Conker. lista. Aspetta, aspetta. Adesso, tanto. Ah, Stavo per trasformarlo in serata. Dai, ah, ah. Oh. guardiamo il mio diaclone, il grande, il Dov'è grande. Conker? Dov'è Conker? Dov'è Conker? Sicuro? Sì, sicuro. Sei sicuro? Senti, io ti ho scritto prima che su Vito Juvara c'era Surgo. Perché non possiamo avere anche noi Surgo? Non lo so. Che in questi momenti è la morte sua. Esatto, non lo so, ma secondo me Surgo ci odia perché, cioè, gli ho detto 1000 volte: dai, vieni. Ho visto che vai a fare i podcast. Non è vero che non vai, vieni anche da noi. Sì, ma la serata, poi quando c'è la serata giusta, Danilo ci tiene. Sì, grande Danilo, un signore, fantastico, è bellissimo. Giocheremo. Sei il tedesco, giusto? Giochiamo in tedesco. Ah, che cos'è No, questo? Questo. Conker's Pocket Tales. Certo, questo è Conker's Pocket Tales per Game Boy Color, quindi il gioco per Game Boy Color che ha la caratteristica di avere tutte le cose di Conker tranne l'oltraggiosità, quindi non è divertente. L'inizio ovviamente è una parodia dei No, Simpson. È Conker ma tipo fantastico. veramente per bambini, giocoso, così. E Giustamente, start copy erase. ha messo in tedesco la lingua, quindi. Vabbè. Che bello. Oh no, C'è c'è un zio. gang bang inizialmente. Allora, un attimo da Eh interpretare. sì, eh sì, eh sì. Zio Quercia. Però È Conkers, ma più brutto. funziona, ragazzi. Cioè, io comunque non la butterei via questa cosa. Sì, La descrizione mi sembra molto puntuale. è Conker ma più brutto. Barry Würde von deine Herzfeinde Furt. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Barry? Barry è Barry? stato dal tuo Herzfeind entführt. Ah, ok. È l'altra con Geschenke, Gestohlen. Ha rubato anche i regali, sto figlio di puttana. No, sì, infatti Gestohlen rubato, certo, Geschenke regali. Trova Barry e i Eh sì. regali o non ci sarà nessun party, Eh sì. giustamente. Va bene. Trova Barry i regali, altrimenti non ci sarà nessun party. E comunque Game Boy Color, guarda che bello. Ah, se vai Ma nel per favore. fuoco ti bruci. Ah, le castagne sono munizioni per il tuo cazzo.
Schlaus, no, che devo Schwanz. dire? Ma infatti lui è la coda, è lo Schwanz. Ah, Schwanz. Il suo grande Schwanzstücker. È vero, vedi che torna tutto. È una roba. Vedi, fa anche il gesto dell'ombrello. Chuck, Chuck, se beh, prendi fa Chuck. Infatti l'attributo all'interpretazione, quindi... Savoy, ci starai dando con quattro persone, non sa che cosa... Noi apprezziamo, però, guarda, però... stasera... Questa serata è andata un po' a cagare come serata, quindi ciao, ciao, grazie Savoed. Stavo volendo allora, giocare... Io non vorrei passare per quello volgare tra me e te, ma quelle ghiande sembrano degli stronzi. Beh, non è volgarità, è comunque un'osservazione, se vuoi, anche fecale. Ma questo sì. Cos'è? È un oggetto da raccogliere o è una roba prendere in zata? Ah, sono diventato uno scoiattolo che corre adesso, tipo Sonic. Ah, hai attivato il Doggy Style Mode. Esatto. Perché non riesco ad entrare nel qua? Ma che cazzo fa? Scusate. Non puoi mettere un altro gioco, per favore, sta venendo la violenza. Guarda che bello, però, eh. Io vedo solamente uno scoiattolo che raccoglie gli stronzi. Mo. No, guarda, c'è anche... C'è con anche un... con l'amico è fighissimo. È un fungo, no, un amico. Me. Ma è incredibile come io sono nello stesso recinto da mezz'ora e continuo a trovare castagne. Io continuo a dire che sono stronzi. È un gioco di merda, comunque. Possiamo cambiarlo. Stiamo giocando i giochi della Rare. Ne abbiamo 99, abbiamo giocati una decina, dobbiamo giocarli tutti. Savo, per favore, mettiti comodo che fino a domani mattina alle 9 non ci schieriamo da qua. Esatto, ce l'ho serenamente. Cioè, chi non vuole giocare... Quindi puoi scegliere tra Battletoads e Beetlejuice, attenzione. Cazzo, devo provare entrambi. Adesso però ho fatto partire, per sbaglio, Digger T-Rock. Un gioco che non ho mai giocato, ma il nome Digger T-Rock mi ha sempre incuriosito. Comunque c'è qualcosa... Questo è il gioco sviluppato da Andy Walker, che aveva realizzato negli anni 80 per Century il Coin Op The Pit. E per certi versi Digger T-Rock è una reimmaginazione delle meccaniche di The Pit con il suo carro armato The Zonker. Questo l'avevo fatto giocare tantissimo tempo fa a Fabio per il NES, per un sistema domestico. Fingi di essere interessato, Babic, per favore. No, scusami, sono molto interessato, però è interessato anche da questa specie di cretino che... Cosa sta facendo? Ma chi è? È tipo Spelunker, ma più brutto. Che è un po' una caratteristica dei giochi di stasera. Cioè, tipo, ma più brutto. Appaiono dei sprite a caso che fanno cose. Guardali. Ma tu devi usarli quelli per saltarci sopra, sicuro, guarda, perché sennò non ha senso. Allora, secondo me già qualcuno che fa due frame per fare la testa che si gira non merita la mia attenzione. Vedi che ha due frame, cioè, non... sì. Quindi come fai a essere croccante un gioco che ci mette due frame per girare la testa? Quindi possiamo dire vaffanculo Andy Walker. Anche vaffanculo Andy Warhol, se vuoi, guarda, non ho problemi. Sto per vomitare sangue. Bello comunque. Quindi recensione come Spelunker ma più brutto. Il poi brutto. Tabula abbiamo già giocato, era quello bello. Dicevamo che c'è Beetlejuice. Sono tutte e due belli, se permetti. Sì, ma Beetlejuice, Battletoad, sono giochi di parole. Beetlejuice per NES, direi. Proviamo Beetlejuice. Oh, gioco su licenza da Beetlejuice. Il resto, come fai a fare uno spin-off di Beetlejuice? E tutto, se pensi al film, sarà lui che uccide tutti con le mani. Cosa devi fare? Bello, puoi anche scegliere come copertina. Come... Con Henry Belafonte in sottofondo. Certo. E si parla comunque di qualità. Sì. Sì, cioè, se lo fai a partire dal core e non dai favorite fa lo stesso. Dipende. Certe volte sì, certe volte no. È un po' strano il... Vabbè. Diciamo che Michael Keaton ha visto giorni migliori, ecco. Sì. Forse la vera ragione per la flessione della sua carriera non è stato tanto i film che ha fatto, ma aver accettato di fare un gioco su licenza. Ma cosa è successo, perdonami? Questa idea di game design bellissima. Tu vedi questa cosa, tu dici, questa cosa è solida, no? Questa cosa è non solida, è solida, ovviamente, no? È ovvio che è solida. Invece no, invece ti trasmette un'idea di muro solido a 90 gradi, invece un muro non solido. Però posso saltare in testa ai nemici. Che succede? È un gioco strano. Non puoi andare giù. Vorrei vederlo. Queste nuvole sono un po' Wonder Boy, però più belle. Guarda, ho continuato.
Porco, ma non sono andato sulla nuvola. Quando sei stanco. Dai, è buggato, non può essere così. Così, così, guarda. Adesso se dai, schiacci la. È come schiacciare per stare una merda, vedi? Nuvola. Soli! Non sale la nuvola. Forse devo usare. Veramente stronzo io nel chiedermi no. Come posso organizzare un gioco su Beetlejuice. Grazie, testa di cane 75 che ha regalato un abbonamento di livello 1 a Alessandra 9903. Guarda, ma cosa? Forse devo andare di qua, no. In realtà il gioco è qua, fine. Questo è il gioco, cioè non c'è nient'altro. Il gioco finisce così. Ma la musica... Ma porco demonio! Sono stato bravissimo il signore. Adesso voglio vedere la versione Game Boy, perché il fatto che sì. Abbiano sentito il bisogno di fare anche una versione Game Boy fa ridere, ma fa anche pensare. Adesso... È normale, perché è così bello. Quando fai un gioco di successo, poi lo vuoi portare su tutti i formati... Quindi a distanza poi anche di un bel po', perché Beetlejuice, che poi in realtà è effettivamente la stessa pronuncia di Juice, questo è Battletoads, non mi confondere, Beetlejuice esce nel 91, ok, maggio 91 quello del NES, mentre invece nel 92, non si sappiamo esattamente quando esce, quindi un anno dopo... Questo avevi preso la chiave e andava aperto il lucchetto. Vedi che c'è una persona razionale, Savoy, che ci dice, che ci spiega dove stavamo sbagliando. Perché noi ormai infervorati avevamo perso la lucidità. Ed eccoci qua. Beetlejuice World Tours. Yo, Lydia, what's going down? It looks like a spook convention in there. Don't look at me, Beetlejuice. You invited them in. Pensa che fino a questo momento io stavo confondendo nella mia mente, cioè ero convinto che fosse un unico film, Beetlejuice e Edward Scissorhands, e continuo a dire, ma quando arriva? Ma perché c'è solamente Keaton? Quando arriva invece coso? Cazzo. E beh, è tutto giusto. È un altro gioco, e comunque non c'è ancora Edward Mani di Forbice. È un altro gioco completamente, guarda che bello, questo spray cicciotto. Oh, che scherzone, hai visto che le scale sono diventate? Che matti. Che matto, Beetlejuice. È tutto matto, questo muro dice magari è uno scenario. Però posso andare nella porta, e guarda cosa c'è nella porta, c'è tanta simpatia. E c'è il poltergeist, lui che cosa lancia praticamente? Le caccole, che cosa sono? Caccole. Ok. Bene. Una camicia, sto combattendo contro una camicia. Quante volte nella vostra vita di giocatore avete combattuto contro una camicia? E adesso contro un occhio verme che è diventato un paio di pantaloni. Ma che poi... È tipo il livello del poltergeist di Splatterhouse, ma più bello. Più bello. Però c'è qualcosa, vero? Quello Wampaku Graffiti, come si chiama quello del... Questi personaggi un po' SD, così. Poi comunque la bolla che ti uccide imbollandoti. È un po' la vendetta di Bubble Bob. Dai, è bello alla fine. Questo alla fine è bello. È proprio vero, Microsoft... Valeva proprio la pena di rimettere in sesto il mister, oh. Eh sì. Guarda, sta facendo la pupù con le bolle. È interessante quello che dice, giustamente, Francesco Vici dice, è proprio vero, Microsoft ha rovinato Rare. Questa è una bella osservazione, perché c'è questa idea diffusa che Rare fosse una figata e che poi è arrivata Microsoft e ha rovinato Rare. Però Rare ha fatto principalmente giochi brutti, poi ha fatto anche dei giochi belli, poi ha fatto anche dei giochi brutti che sono stati scambiati storicamente per giochi belli. Adesso ne giocheremo tipo quel certo gioco della scimmia. Sì. Bisogna vederlo. Quindi perché? Ma lo giocheremo in una versione bizzarra, Donkey Kong Country l'avete visto tante volte, ma noi andremo a cercare una versione Japan Only, la conversione per Game Boy Color Japan Only di Donkey Kong Country 3, che secondo me esiste, non me la sono sognata, e si chiama GB Donkey Kong, GB Dinky Kong e Dixie Kong Japan. Sembra un video per... L'ho detto così, però vediamo. Vedi? Donkey Kong GB, guardali qua. Questo è uscito solo su... Cioè, è uscito in bianco e nero, su Game Boy Color, è uscito solo in Giappone. Bello. Perché? Non lo so. Però è più bello, guarda. Ah! E la cosa bella è che effettivamente è esattamente giocabile come Donkey Kong Country del Super NES. Quindi una merda. Però prova a pensare che situazione paradossale. Loro avranno fatto questo gioco, hanno pensato, vabbè, questo gioco gli puoi lavare le mutande,
a Super Mario World o anche a Yoshi Island, no? E poi vedono che il mondo invece ama questo gioco molto di più, fa vendere un sacco di soldi all'IP di Donkey Kong Country, addirittura battendo Yoshi Island spudoratamente. Cioè Yoshi Island Super Mario World 2 viene schiacciato dal peso culturale dei Donkey Kong Country 1, 2, poi 3. E questi re non ci possono credere, ma veramente, e continuano a farli per una vita. Anche queste versioni incredibili, vero. Questo scrolling super con questo easy in, easy out, terribile, come si chiama questo smooth? Vai, ti prego. Coin qualcosa c'è scritto. Sto ristudiando per l'esima volta il giapponese, lo ammetto. Adesso riesco a leggere i katakana in maniera abbastanza fluida, ma tutto il resto no, tutto il resto è noia. Ma i coin dov'erano sti coin? Non so cosa ho fatto, non si capisce. Ho perso. Scusa. Sono giochi di una linearità sconvolgente. E riesco a far cagare lo stesso. Però scusa, non può essere così. Cioè forse. Vediamo Donkey Kong Country 2 per Game Boy Advance. Vediamo anche con che nessuno ha voluto veramente giocare. Questo avrà ovviamente anche un formato, una razza di schermo che, attenzione, non funziona. Sta roba di far partire non funziona sempre sempre, con lo scriptino comunque. Questa è una cosa che ho notato anche l'altra volta quando avevo fatto gli scriptini a mano. Sì, può essere quello, dai. E più che altro manda in bomba il mister, questo è fastidioso. Poi si ripiglia. Quindi forse anche prima avrei solo dovuto aspettare tantissimo e magari riuscivamo a giocare a Conker. Magari. No, secondo me bisogna non farlo partire da script. Guarda come erano orgogliosi comunque. Stiamo giocando in una finestrella, non stiamo giocando veramente con tutto quello che ci serviva. Non vorrei dire boiate, questo ce l'ho sigillato addirittura. Tanto ti è piaciuto? No, tanto mi fa cagare che non l'ho voluto giocare. Ma perché vuoi Advance, veramente? Eh sì. Sei un tipo strano. Questo perché all'epoca l'Euronix vicino casa ultra svendeva i giochi per Game Boy Advance, tipo stavano nel cestone, te li portavi a casa per pochi spicci, e c'era una valanga di giochi sigillati. Mi ricorda quando comprai due Donkey Kong a 10 euro. Cestoni, gente disperata che vuole, ne può più. Oh, facciamoci dei bonus games che sono così belli. Espressos Rushing, Funky's Flight o Begabug? Begabug, non voglio animali in mezzo ai coglioni. Quindi sarà Whac-A-Mole col bruto, praticamente. No. No. C'è giocabilità, allora. C'è uno che mi segue, io devo raccogliere... Ah, devi prendere le lucciole evitando il bruto. Beh, è proprio bello, comunque. Bello, che bella idea! E che sublimi routine di intelligenza artificiale da parte del bruto. Sì, devo dire che è bello. Guarda anche lui, guarda, vedi. È un minigioco che, cioè, se non fosse che è stato pubblicato da Nintendo, dovresti tipo spaccargli le gambe. Ah! Sto odiando forte la razza umana in questo momento. Sì, sono andato la razza di coder, cioè roba. Ma qui avevano fatto parecchie cose strane su GBA. Tipo Sabrewulf. Hanno provato a rilanciare Sabrewulf. I coccodrilli palestrati ti hanno sempre fatto un po' strano. I coccodrilli palestrati di Donkey Kong Country fanno schifo ai morti. Proprio, una cosa che non si può capire. Character design. Questo è curato. Sì, questo lo vedi già. Questo è un ritorno alle origini per loro. È ricco di citazionismo. Sì. E guarda lo Stampede. L'effetto dello Stampede. Perché sai, doveva uscire... come si chiamava, insomma, Cyberman Stampede, esatto, per GameCube, ma alla fine non si è mai fatto nulla. Sì, ma anche su Game Boy su Advance dovevano uscire altri giochi che non sono usciti, non mi ricordo, era abbastanza tipo Night Lore, credo, non mi ricordo. Questo, capito, è pieno di citazioni. Sì, c'è il Sabrewulf che successivamente riutilizzi in Killer Instinct. Cercano di avere Killer una sorta
di continuità di merda. Comunque stiamo veramente... Sì, ma qua stanno cercando di costruirsi il loro... A parte che qua erano già di Microsoft, c'era questa cosa bizzarra che ha anticipato poi i tempi in cui Microsoft faceva comunque uscire i giochi non avendo una console portatile. Vabbè, basta però. Basta! Io non stavo seguendo, quindi... Ah, hanno liberato il Wolf distruggendo la statua. Che bella idea. Bellissimo. Era la sua prigione. Chi non imprigionerebbe un lupo in una prigione che è una statua a forma di lupo? Senza dargli né cibo né niente, però lui è vivo. Ma siete ancora qui, chiede il comandante Cobra. Non esattamente. Ti abbiamo detto che fino a domani alle 9, quando cominciamo a lavorare, bene o male siamo online, non è un problema. Che dopo questa lunghissima intervista, roba proprio... Beh, tanto lo dobbiamo finire, comunque. Giusto. Guarda, ho trovato dei coins. Questo scrolling fluido sbagliato, a me mi fa impazzire. Cioè, anticroccante, ma perché lo fate così lo scrolling, mortacci vostra? Oh, oh, no, guarda, un animale sgozzato. No, oh... lo stato. No, che è successo? Run after the wall, open the open miss, separate the disappeared stairs, why don't you go inside? Ah, è una cava. Sembrava un animale sbudellato, invece era una cava. E la cava porta. Finalmente comincia la sezione platform. Sta roba dei rare, questi animaletti, queste cosette buffe, sta roba voglio fare Jim Henson, ma non ce la faccio. Che fatica. Blubba. Basta, io non, io, questo gioco, i giochi di sto periodo li odiavo. Cominciavano i tutorial a tutti i costi, in qualsiasi roba, tutorial, tutorial, questa tutorial. Questa voglia tutorial di fare questi giochi pre-renderelli su Game Boy Advance che odiavo. Ma assolutamente, dove è schifo, mamma mia. Preferisco giocare a It's Mr. Pants. Ah. Mm. Questo è un bel puzzle, con una grafica orribile, però... Questa idea divertentissima di un Mr. Mutante, capito? Ah, che ridere. Sì. Che buffo, Mr. Mutande. Che buffo, Mr. Mutande. Cioè, poi in realtà sì, io ci ho fatto i soldi con questa roba, però meglio. Esatto. Scegli le mutande. Non è il nome questo. È il mio nome. Il tuo nome è scritto in mutandese. In mutandese, esatto. Va bene. Cioè, lì, tra l'altro, è una specie di presa per il culo di Yoshi Island, quel vaso. Cioè, proprio pulito, pulito. Beh. E what if, se Sio avesse fatto disegni di merda, avremmo visto Pants. Esatto. Cos'è? Quart, praticamente. Sì, è un quart statico. Una quart cosa bizzarra, statico. Invece che scorrere, è statico. Che idea bislacca, quart statico. Però qua poi, vedi, se io faccio così... Capito? La sostituisce... c'è del surgo. Sì, sì, c'è del surginis. Cioè, poi Mr. Pants è ispirato a surgo. Pochi lo sanno, ma... Nice. Almeno non è prenderello questo. Certo, stanno umiliando la mia intelligenza con questi puzzle. Questo va detto proprio. Però, d'altro canto, è l'inizio di un gioco che hai comprato. Che penso che di avere questo, tra l'altro. Signor Mutanda. Che eccitante! Sono tutto eccitato. No, però è bello in realtà. Poi quando vado avanti e diventano un po' più complicati, sono molto carini. Tre puzzle. Bello. Bello. Beh, già qua. Qua devi cominciare a pensare a quello che fai. Tipo, dove lo metto? Lo metto qua. Mostre. Non ti danno solamente cose non di quel colore. Quindi dove li metti? Fai così, guarda cosa succede. Puzzle fade, vaffanculo. Dovevi finirlo in un solo colpo. Veramente. Bastardi. Ok, devi metterlo qua, vedi? Get down! Get down! E anche l'altro. Ah, notevole. Però, cioè, mutande colorate. Da bagnarsi le mutande. Segno dell'intelligenza superiore. Charles di Puzzle Bob dal 2 in poi mammalaticcio è la tagline della recensione, però riceve comunque un 7 secondo me. Cioè, comunque è un bel puzzle, non possiamo giocarlo avanti perché ovviamente ci porterebbe... Dovremmo ricominciare a scrivere recensioni. Sì, sì, ma lo stiamo facendo in un nuovo formato, ma è così. Beh, sì.
Perfect Dark per Game Boy Color ce l'ho. Non era male. Era una roba. L'ho anche finito perché devo fare recensione per KV Videogiochi. Guarda, che sciccheria. Ah, più lungo. Fallo più lungo. Ecco, pure questo, questo fa totalmente il paio con Daikatana per Dio Game Katana. Boy Color. Eh sì, sì. Quei giochi dice, ma perché è uscito? Perché è uscito? Esatto. It's dark. It's perfect. Very dark. She's perfect. Perfect dark. Cioè, ma che slogan è? Ma quanto è catchy? It's dark, it's very dark, she's perfect. She's perfect dark. Ma perché non gli date fuoco? Vabbè. Oh, guarda che la delicatezza di pensare, facciamo un menu, una grafica per le lingue in cui mettiamo celebriamo un puntino su Pescara. Sì, no, non è vero. Sull'Aquila. Sull'Aquila. Posto 1 libero. È libero qui. Sì, sì, prego, è libero. Digita nome. Giovanna. Dio Madonna, quando fanno così è un fastidio che pensi che puoi scriverlo. Beh, ritratti non stanno parlando in tedesco. Lei non proprio perfect. It simulates urban combat conditions. Using non-lethal ammunition, you must complete the tasks ahead of you. Success will reward you with the license you so desire. Failure is not an option. Ma allora, l'audio è completamente fuori sync, ovviamente, perché tu puoi decidere come andare avanti. Yes, sir. I understand. Ma è sintesi vocale o hanno preso o c'è qualcosa che non va? È un inglese tedesco. Perché sono tedeschi che parlano in inglese? Yes, sir, I understand. Non ha senso. E poi c'è guarda la barra destra, se non è un gioco tipo Strike Force Cobra. Cos'è quella grafica là? Ma che è? Cioè, è l'Amstrad a quattro colori. Una barra di stato rubata al Commodore 64. È incredibile che poi lei, guarda, si muove pure fregna. Cioè, sì, sì. C'è animazioni belle. Questo schermo mi permette di fare qualcosa? No. Ah, giusto, poi c'è tutta la parte tipo, ovviamente era uscito Metal Gear... Ghost Babel, non mi ricordo se prima o dopo, in realtà penso che sia uscito prima Ghost Babel. Era proprio figo Ghost Babel. Giovanna, puoi procurarti strumenti, salute, munizioni e armi dalla guardia stesa sul pavimento. Avvicinati e poi premi. Non è stesa, è morta comunque, l'ho sparato in faccia. So che non si può perché Nintendo, però... Grazie. Estesa, capito? Non una goccia di sangue. È strano, mi ricordavo di averti traforato non più tardi di 5 secondi fa. Guarda che roba! Grisor! Ah, fantastico! È Resident Evil Gaiden. Anche. Anche come paletta, quella tristezza lì. Eh sì. Letto triste di Resident Evil Gaiden. Potrebbe essere una canzone. Basta, ma cosa sto facendo? È molto bello, però non è molto bello. È molto bello, però non è molto bello. Voto 6. Ciao Sbrosazza. Ciao. Allora, Favorites. Dobbiamo tornare a giocare a John L. Non abbiamo finito prima John Elway's Quarterback. L'abbiamo lasciato un po' lì. Un po' peccato. Anche la ruota della fortuna non abbiamo giocato, che è un po' un peccato. Sputaci sopra. Arch Rivals, ma perché? Perché la conversione? Sneaky Snakes, ma Sneaky Snakes Mega, non abbiamo giocato niente sul Mega Drive. Un po' mi secca sta cosa. Andiamo sul Mega Drive. Vai con il Mega Drive. Allora, Snake Rattle and Roll per Mega Drive. E poi, okay. E poi Battletoads, che non si può. Tu hai molta fretta di andare via o possiamo andare... No, fino a domani mattina alle 9 sto qua, non è un problema. Il vecchio logo della Rare. Che se ne va, giustamente. Che si vergogna anche lei. Ah, ma guarda che bello. Che simpatici questi serpenti. Grassy Greens. Home of the Rolling Pebble Balls. Ho abbassato tantissimo volume, non sento con più. Questo fondale da Looney Tunes.
Questa, lui ha una caratteristica bellissima di essere veloce e sgoscevole. Ah, può andare in acqua, però in acqua arriva subito la bestiazza, se non mi ricordo male. Poi, aprendo i tombini, escono palline, che però devi raccogliere veloce, perché sennò poi le palline vanno via. Dio, che fastidio questa cosa, tipo... Adesso però ho una... sono più serpentiforme. Puoi anche distruggere, dando molti colpi ai nemici, li distruggi. È tutto uno sguscia, sguscia, sfuggi, sfuggi, che ti fa girare i fiuggi. Sono morto? No, sto saltando come un pazzo, perché sono un po' un ragazzo che si trastulla con la Y. Perché raccogliere una Y dovrebbe essere una cosa figa, non si sa. Sono gli anni 90, è trendy la Y. Io la tengo. Guarda quello lì, che mi, quella specie di grammofono che mi tira palle da raccogliere, che però non posso veramente... Come nella vita reale. Bravo, è bravo, bravo, mi hai tolto le parole di bocca. È proprio come nella vita reale. Posso anche... Vedi che vomita cose quando mangia. Guarda, ci sono anche le famose palle marroni da succhiare. Ah, no? E sono quelle. Vedi, sì, che è tornato. Loro, è un po'... Ma vedi che lui vomita quando mangia. Come se non ce la facesse, sì. Dopo un po'... È la roba. Però succede solo con quelle marroni. Ora non vorrei che fossero sono stronzi. Speciali. Sono speciali. Sì, sì. Capito? Sì. Ma ingerendoli... È uscito un piede. Piedi da succhiare. È il momento Monty Python. Sì, piedi da succhiare. Sono inglesi, non farli ricordarci. Ricordiamo che è un Mega Drive, questo non è un Famicom, un NES, qualcuno magari si sarebbe potuto confondere. Ma questo purtroppo è un Mega Drive. Ah, fantastico. Usato bene, però. Fantastic. Ottimo. Che bel momento. Allora, Sbrasazza dice... La risata di Dan in Choaniki è diventata la suoneria del mio cellulare. Ah, che bella cosa. Sì, è bello, è bello, è bello. Una volta avevamo... Com'era? Materazzi, roba là. Adesso ridacci la nostra Gioconda, adesso abbiamo la risata di Choaniki. È così. È così. Allora, segno è momento. No, di affrontare. Ah, ok. No, temevo allora. Volessi rimettere Conquer Battletoads. Allora, possiamo giocarlo. Versione Game Gear. Poi c'è una versione molto pregevole di Battletoads, unica, che è quello con quel nome strano, tipo Yggdrasil, ma non mi ricordo come cazzo si chiama. Vediamo se lo trovo. Non lo trovo. Un Battletoads che però mi ricordo su cosa è uscito, che si chiama con un nome strano, tipo non Yggdrasil, ma roba così. Non Battletoads Double Dragon, che insomma no. È banale. Vabbè, la versione arcade è stata emulata dal Mister? Purtroppo no. Okay. Battletoads Double Dragon NES, Battletoads Double Dragon USA, ma io mi ricordavo un Battletoads tipo con un nome buffo. Avete fatto una serata a Masaya? No, abbiamo fatto una serata a Choaniki, perché siamo delle persone... Però, sì, c'era anche la storia di Masaya. C'era anche la storia di Masaya. O Masna, come per colpa di Marco Auletta ho detto per 50 anni, ogni tanto lo dico ancora. L'ho detto anche in call. In call, sì. Era in call, cazzo, per lavoro gli parlavo di Masna e non capivano. Cioè, Masna, ma cazzo, babis, ma cosa dici Masna? Vuol dire niente. Battletoads Double Dragon Ultimate Team. Quale idea più malata? Più malata in assoluto. Aveva i diritti per le conversioni. Ma a un poi, certo punto, cioè, ho detto, sai che. Ma guardali, guardali. Sembrano i goal di Fallout della serie, ma con i capelli. E questo sembrano usciti da una puntata di Cobra Kai. Sì, assolutamente. Select your card. Scelgo proprio lui. Eccolo qua. Level 1 Tail. A Bobo not like intruders. I'm gonna beat you up. Però c'è canone, Sì, sì. Sì, esatto, come fare una... C'è canone, ma scusa, questa è veramente la size del personaggio. Pensavo fosse solamente l'intro grafica. Più muscoloso, però, è lui. Questo porco giudo è un gioco difficilissimo. Ma è tipo bello, a insistere, o resta un gioco mediocre? Io all'epoca l'ho giocato alla follia fino a finirlo, e ti assicuro che ci vogliono palle cubiche per finirlo, per l'amore per Double Dragon, però
Sì, che, certo, che non è stato visto da cose di una difficoltà senza senso. Kishi, come si chiama? Kishimoto. Kishimoto. Kishimoto non ha visto neanche questo nello specchietto No, non retrovisore. penso gli sia arrivato solamente il cachet a un certo Sì, punto. secondo me lo ha visto nello specchietto retrovisore mentre scappavo i soldi. Sì, no, no, va bene, va bene, va bene. Ciao, 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 sto andando, ciao, ciao. Ma no, aspetti, signor Kishimoto! Ma è che non c'erano i social, Non ma è che vuole farsi una partita. non vuole farsi una partita, ma poi scusa, cioè. Guarda, devi aggrapparti di lato e dargli i calci, vai. Ah, che bella meccanica, eh? Però capisco che ci hai giocato comunque. Non è, cioè, stranamente croccante potrebbe essere il nome. Cioè, a parte il fatto che sono senza casco su un'astronave nello spazio e sono Vabbè, tipo un. Hiroshi alla fine del nuovo Jig. Vabbè. Non ho bisogno di respirare nello spazio. Vabbè, è un uomo d'acciaio però, Eh dai. sì. Vabbè, qua fa un po' schifo. È bello però l'effetto. No, non è vero. Non posso difendere Non nessuno. era Non bello. era bello, ma accanto a sé. Cos'è Banjo Tokatsuno dai Boken? Ah sì, avevo messo anche questa versione giapponese che pochi conoscono. Banjo Tokatsuno dai Boken. Il nome è È fenomenale. giusto, è canon, è canon. Allora, stiamo evitando Killer Instinct come la peste, non so neanche io Come la ed è perché. giusto. Ed è giusto. Mi dà fastidio che non trovo questo speciale Battletoads che aveva questo Oh, ma nome. io quello che dici tu, Yggdrasil, non ho Eccolo, mai sentito. eccolo, eccolo, eccolo. No, Qual è? Ragnarok. Ah, è Ragnarok World, Scusami. dovrebbe essere per Super Famicom. Yggdrasil, Ragnarok. No, Game Boy. Ah, quindi hanno fatto anche la Forse esiste conversione. anche su Super NES. Potrei aver Sì, è sito di dimenticato. Super NES, Mi sa che ho dimenticato sì. di Allora, mi metterlo. sa, non vorrei dire una cazzata, comincio a giocare, mi sa che questa è la conversione per Game Boy di quello per NES. Prova a cominciare, dovrebbe essere lo stesso primo livello del Beh, NES. classico. Questo è abbastanza. Però, croccante. Sì. Cioè, con due sprite sullo schermo tipo Golden Axe con 64, però. Quella è una delle recensioni più alla cazzo di cane della storia dello Zappa italiano. Chi la fece? Ma non lo so, c'erano comunque le faccine contente di Marcoletta e di Max. Non si sa perché. Questo classico momento Battletoads dove distruggi questo bipede e afferri la gamba utilizzandola come oggetto contundente. Non è successo, però puoi Sarebbe lanciarla. successo se avessi successo, ma. Qual è il migliore Battletoads di tutti i sistemi e di tutti i Battletoads, secondo te? Quello da sala? Quello da sala è iper esasperato, cioè a livello di violenza. È veramente una violenza super cruda. C'è tanto di quel sangue che è veramente un gioco creato a tavolino per i gusti dei ragazzi americani. Ma già dal secondo livello, innevato, comincia ad avere quelle meccaniche platform che si sposano abbastanza malissimo con Abbastanza la malissimo, struttura. esatto. Sì, abbastanza malissimo con la struttura canonica da brawler del primo livello. E si trasforma immediatamente in una spietata macchina mangiasoldi. Boh, forse NES a questo punto è quello più iconico, no? Quello È Mega quello che Drive. quando è uscito tutti quanti volevano giocare. Nato come antagonista delle Teenage Mutant Ninja Turtles. E tutti lo volevano giocare all'epoca. Poi vabbè, arrivavano al secondo livello, dopo la discesa con le funi, nella sezione con la moto ad alta velocità dove morivi a ogni passo, e bestemmiavi E duro. finiva tutto, finiva la Eh magia. sì. Lo facevo meglio questo Ragnarok, Iron Sword, Wizard Wars 2. Ma dov'è Wizard Wars 3? Mi ricordavo che c'era. Potrei Eh sì, ci sta sicuro. aver dimenticato qualche gioco qua e là. Solar Pensa. Jetman era decente o non me lo ricordo. Nightmare Solar Onestly. Jetman è figo, però ha un'inerzia, è tipo Thrust, ha un'inerzia fortissima. Hanno È fatto un po' anche. da dedicarci il tempo, insomma. Super Glow Ball, gioco che sfrutta il Power Glove. È una sorta di breakout utilizza il Power Glove. Quindi non giocabile con un controllo normale? Non so, magari sto patchato, chi può dirlo?
Non so, quella della Mattel, questa cosa un po' mi incuriosisce. Infatti, guarda, c'è subito Designed by Novak. Mattel Super Glove Ball. Subito ti mette davanti agli occhi, ti ho breakout Sì. brutto. Sì, ma si gioca. Ovviamente il Power Glove è la fuffa, quindi in realtà funziona perfettamente anche qua. Eh sì, perché letteralmente il Power Glove è un D-pad Esatto. But it's red. Allora, devo dire che è abbastanza Mamma orribile. mia, la prospettiva, cioè, Prospettiva mi. non No, 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 sbagliata, no, peggio. quest'ora no, quest'ora no, quest'ora no, quest'ora prospettiva così no. E quindi, Allora. spogliando, noti che comunque hanno curato anche alcune conversioni, tra cui Narc Sì. e Cabal addirittura. Cabal, inspiegabile, totalmente inspiegabile. Ma poi Spiegabile. chi? Ma quanti erano? Ma come facevano? Giochi come High Speed. Ma High Speed non sarà mica il flipper. Ma sai che non lo so, vediamo. Farebbe ridere se fosse flipper, perché vuol dire che anche nel fatto di aver fatto un pinball engine, perché High Speed è un flipper che amo Ah, molto, sì, è molto bello, porca sì, miseria, sì, conosco. Può essere. sì, mi sa proprio di sì. Hanno usato l'engine di Pinbot per fare un altro flipper. Fantastico. Non si smentiscono mai. Cioè, vacca cash cow, non posso usare una roba una volta sola. Cioè. Sì, ancora, e se possibile è meno leggibile dell'altro, questo grigino. Questo è quello con la musica di ZZ Top. Non mi ricordo se questo è il seguito. Questo, tra l'altro, ve vedo che hanno tolto perlomeno il Trails di stelle che aveva la pallina dell'altro. Sì, Però è meno leggibile lo stesso perché ha una palette che, santo Dio! cioè, ma come vi è venuta? Cioè, siete pazzi. Sì, Ha una window di buco da cosa inesistente, quindi questo ci piace. Vedi, cioè, riesce mamma a mia. salvare palle completamente impossibili, però detto questo, mio Dio, pensa se per Natale trovavi sto gioco invece che Battletoads. Spaccavi tutto. Va bene, non riesco neanche a farmi buttare una pallina giù, tanto è brutto. Palette de muffa, voto 5, semplice, così. So che stai per selezionare Sì, Babic. ci siamo, ci stiamo E ci avvicinando, ci siamo. stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. 23-18, ci siamo. Ci siamo, quindi però proprio per evitare le Madonne Dal core. solari facciamo partire dal core, esattamente. Quindi facciamo partire dal core, andiamo su Nintendo 64, di cui ho solamente 1, 2, 3, 4, 5 core diversi, e selezioniamo il core più recente, quindi 20, quindi marzo. Sì, perché questa qua è praticamente la Nintendo 64 Unleashed, overclocked, però a seconda del gioco può andare bene. Se il gioco è time-based o frame-based, può andare tutto in merda. Quindi lasciamo Dai, stare. andrà tutto bene adesso. Quindi proviamo, direi, senza tema di essere smentiti, questo che è appena appena. Ma in realtà no, è questo qua. 22 marzo, l'ultimo core. Salutiamo adesso, tanto sappiamo come andrà a finire. No, ma che cazzo è sta specie di effettino di merda che fa comunque? Cioè, non mi piace. È strano, oltretutto, che il joystick mode va. Ma che minchia sta Non succedendo? lo so, non me l'ha mai fatta sta cosa. Ma anche prima. Ok, comunque va. A questo Ok. punto Beh, mo va. l'ho collegato veramente, tra l'altro. Ok. Ok, cheats. No, ma che cazzo, stai buono, state buono. Allora, load. Adesso dobbiamo caricare Conker, Bells for Day. Eppure potremmo giocare a Xena Warrior Princess. Veramente, cazzo, non ho mai giocato. È strano, non abbiamo giocato neanche un gioco che non c'entra un cazzo stasera. Giochiamo a Xena Warriors Princess. Hai ragione, ma perché? Cioè, che cos'è? Ah, guarda. Guarda com'è I momenti eccitante. migliori. Una schermata che ti accoglie così, non è eccitante. Controller status. Avrai il controller pack with at least one, con la lista, con questo font. Ma io voglio vedere Lucy Lawless. Ah, ma è della Titus! C'è tutto. Intanto fammi googolare Lucy Lawless oggi. Naked, certo. Più naked. Ah, è diventata nel frattempo la mamma di Stifler. Ok, ottimo, dai. Ha senso. Ha senso.
Questa introduzione è un po' Turok 2. C'è anche il verso, sai, attenzione. Probabilmente è tipo Soul Edge, ma più bello. Guarda, guarda, guarda che grafica. Ciao. C'è anche Gabriele. Efini, Ares, Velasca, Callisto e Joxer. Guarda che simpatico Joxer, la spalla comica. Lauma, Autolicus. Che nome è Autolicus? Che cazzo te ne fai di Nightmare quando hai Autolicus? È Random Human? Non vuoi un personaggio che quello si chiama... Quello è più figo. Vediamo Random Human cosa ci dà. Xena, va bene. Wow, ma è tipo Soul Calibur. Ma più bello. Ma è una figata. Ma che miseria. Purtroppo ha una caratteristica pazzesca, non è possibile colpire. Ah, non ho sto capito. Capendo molto bene. No, è che si usa il giallo, si usa il C-pad, insomma. Però che eccitante scambio di colpi. Ti piace, eh? Mi piace. Ah, hai visto Ares? Cazzo. Ma tu senti ancora l'audio del mister o no? Io adesso no, prima lo sentivo bassissimo, adesso non lo sento. Lo so, è colpa mia perché non ho riattivato voice meter potato, che va, però va bene così, siccome è free ci mette 4 minuti o 5 per riavviarsi ogni volta, perché ti dice aspetta, non stai pagando, devi aspettare 4 minuti, quindi non si può fare in corso d'opera. Ma non si può neanche giocare a sta roba in corso d'opera, che Dio mi perdoni. Facciamo così, allora, ricarichiamo il core. Vedi che ricaricando il core non fa più BBP. Adesso è il momento di giocare finalmente a 64 Hanafuda Tenshi no Yakuso. No, fantastico. È il momento di giocare a Conquer Bad Fur Day. Ma funzionerà, tranquillo, sereno. Era un problema del bridge che porta dal. Okay. Vedi? Così. Mi spiace che non senti l'audio, ma lo conosci. Bene. Qui tutta sta fatica per Conker, praticamente. Tutta questa fatica per un pelo di Conker. Tira più un pelo di Conker. Però guarda che meraviglia. Con la motosega, che bei momenti. Stupid logo. Meglio. Ecco qua. Mother. Hai capito? Sapevano già che era tutto finito. Sì, se guardi su MrFPGA.org, Exa, c'è un post dettagliato che spiega quale cosa hanno patchato per farlo funzionare questo e per far funzionare GetForce Gemini, che funziona anche adesso. E li patcheranno probabilmente tutti, secondo me. Che bello. Insert Rumble Pack. No. New game, vai. Questo è un gioco che non ho apprezzato su Nintendo, ma l'ho finito su Xbox. Ciao Luca Fire, buonanotte. Grazie per la pazienza che ci mettete. In effetti, a Rareware Game. Che bello, con la musica di Purcell per il funerale della regina Mary. Citazione addirittura di Barry Lyndon. Cioè, ma che raffinatezza comunque. Per le porci. E contemporaneamente citazione di Arancia Meccanica. Eh sì. Citazioni a go-go in questo gioco. Lentissimo l'inizio. Latte più.
questa dim light affascinante, questo uso delle luci molto basso, non comune. Un ritmo senza senso come velocità. Eccomi qua. Conquer il re. Il re di tutte le terre. Personaggi bellissimi. È anche una citazione di Conan, tra l'altro, perché è l'inizio che lui racconta di come è diventato re, quindi triplo, bellissimo. Ed è tutto cominciato ieri. Sembra che sia. Ed è tutto cominciato ieri. Ma poi solo per pubblicarlo, un casino. Poi Nintendo non gliel'ha pubblicato in, non mi ricordo in quali dei, non mi ricordo, forse non gliel'ha pubblicato in America, gliel'ha pubblicato solo in Europa, la Acclaim l'ha pubblicato dall'altra parte. Povera, povera Beh. Anche questa cosa di aver capito il furry così bene, così presto. Un attimo dopo Space Jam. Sì, oltretutto, bravo. Ciao. Tipico proprio. Devo trovare una buona guerra da qualche parte. Vabbè, dai. Ma lei non ha. Questo ritmo veramente inconcepibile oggi. Pensa agli anime e questo. E lui è contento per sbronzarsi con gli amici. Esatto. E infatti lo fa. Con i Weasel. Letteralmente. Esatto. Sì, sì, vabbè, raga, divertitevi. Io devo andare a casa, ciao. Alcohol Effect. Commenta quello che sto dicendo Alcohol Effect. Devo ingrandire un po' perché... The Cock and the Plucker. Ah, che bellezza. Una bella vomitata, mi piace. In diretta, sì. E può solo andare peggio andando avanti. Mi dispiace. Lento, intollerabile. A un certo punto si erano letteralmente rotti il cazzo dei tanti collected tom che realizzavano. Per farne poi in realtà un altro. Okay. Però un po' meno, un po' un mix. Mentre Donkey Kong, Donkey Kong 64 era proprio l'apoteosi. Pesante, cioè di tutte le robe che non potevi raccogliere, mamma mia, una roba. Dovevi raccogliere solo il personaggio giusto, quindi vedevi cose che avresti potuto raccogliere, mamma mia. Allora, va detto che il fur shading della versione Xbox era fuori di testa. Tanta roba, veramente. Per l'epoca era impressionante. Questo invece, ok, era impressionante, ma... Tra l'altro non usava l'espansione di memoria, Conker, a differenza di Donkey Kong 64. Lui è carismatico. Sì, è tipo... un rip-off di film Disney random, cioè tipo veramente il libro della giungla, no? Sì. Baghera però incazzato. Esatto. Però appoggia il bicchiere. Qua Monty Python, queste cazzate, no? No.
anche il problema che cazzo con le animazioni così limitate tenere ste parti, cioè quasi se avessero avuto dei facciali, delle cose in cui potevano dei fascial, se avessero per rendere un pochino più dinamiche le scene, ma sembra delle scene a cui non hanno fatto l'animazione finale, un blockout, no? Basta sta roba, chi se ne frega, cioè che hai bevuto, non faceva ridere neanche all'epoca, hai finito? It's gonna be one of those days. Tra l'altro questa è la versione uncensored. Ah, tra l'altro cominciava questo tutorial folle. Siccome si controllava di merda perché gli fa la sbronza, passa la sbronza. Sto prendendo B. Vabbè. Non salta neanche. Che schifo, continua a fare. Oh, boh, boh. Lo spaventapassere, sì, dove sta? Ma perché con B non... Forse i tasti sbagliati? Perché sto usando questo e non ho mappato, non c'ho voglia. Però premendo B... No, i tasti sono giusti. Destra, sinistra, vicino, lontano. Quindi, B. Probabilmente lo devi utilizzare più tardi. Non è quello che ti fa passare la sbronza, questo. Io non ci rigioco da una vita. Neanch'io. Potrà nuotare? No. No, mi ricordo che devono apparire tipo delle cose. È lì. Ma come faccio ad entrarci? Dio madonna. Fuck off, Crows. La lentezza assassina. Bici lo conosce bene questo gioco. Si ricorda tutto. Pensa. C'è qualcosa di attenzione. Le carote. Bene. Non raccogli neanche le carote, sei proprio uno stronzo, comunque. Col tuo vomito stupido. Ecco qua. No. Finalmente. Cosa? Oh, hello. Can you help me? I need to get home. E avanti con la citazione di Salvate il soldato Ryan. Tante belle cose. Ma poi tra l'altro è molto belle le robe aggiunte alla versione Xbox, erano pure fighe. Tipo il multiplayer live con la Seconda Guerra Mondiale era divertente. Hey, what's your name? Beardy. Beardy? You haven't got a beard. No. Beardy. Ok, Birdie. Dio santo. Comunque è un gioco unico, cioè una lentezza. Cioè come tipo vogliamo fartela pesare. Se ubriaco. Intanto qua l'Italia TV ci sta guardando con 71 persone. Ciao, ciao ragazzi. Grazie. Stiamo giocando a Conker's Bad Fur Day su Nintendo 64. Che è quella cosa che usa questo controller buffo qua. Vai. Cosa mi ha detto di fare? Mettermi qua, benissimo. Vedi questi pulsanti per un gioco dissacrante, un gioco stupido e scorretto e meta. Per esempio stanno parlando di pulsanti sensibili al contesto, che era una cosa che era venuta fuori qualche anno prima. Questo gioco è del 2000-2001, mentre invece di pulsanti context sensitive si comincia a parlare con Legend of Zelda, in particolare Ocarina of Time, quindi i giocatori di Nintendo 64 sapevano di cosa si parlava quando si faceva uronia e ironia sul context sensitive, quindi che c'è un momento in cui premere qualcosa per far succedere qualcosa. Adesso ho premuto B ed è uscita una bottiglia di birra. Ah, questa si beve lui, bene. Context sensitive. Sensitive to context. Try over there. Okay. Ma cioè la ciondolosità assassina. Se lo faccio qua che succede? Se lo faccio ancora qua. Ha tirato una bottiglia di Elio. E adesso parla con la voce. Dite così perché ha bevuto l'Elio. Ma non ha senso adesso? La birra, ok, quindi sono due cose, va bene. Buonasera, certo, I am the great mighty Pooh. I'm gonna go to bed now.
Questo, c'è un gioco che comincia con un personaggio ubriaco che non può correre, non può fare niente, va lentissimo, ciondola da tutte le parti, la telecamera che fa schifo. Ma fa schifo, cioè una roba tipo che mi gira intorno, che mi viene da vomità. La volta è fatta apposta, geniale. E qua, context sensitive. Vai. Ah, finalmente, vai al Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Just what I needed. In fact, it would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. Oh, I see what he means. Context sensitive. Eccola. Clever. Oh, I feel loads better. Right, let's get out of here. Oh, and by the way, if for whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, then just press the L button. But you will have to have watched them at least once. Ma devi averle viste almeno una volta comunque, capito? Those were the days. Però lo sa, lo sa. Ha studiato. Sa che ti vuole ti rompere il cazzo, lo sa. Vai, Conker. Bravissimo. È arrivato il tuo momento. E finalmente. Una serata di giochi di merda, ma alla fine... Un gioco che è diversamente... Oh, I see, I can't seem to get any further. I see, I will, there's something more... Ah yes, hold down or should crouch. Questo è sommetta, io adoro queste cose comunque, giochi che non si prendono sul serio, è così eccitante, guarda, mi sto facendo. Again, le 11:40. Sì, adesso smetti, cazzo, mettiamo. Volevo arrivare al punto di salvataggio. Se esiste. Questo dovevo giocarlo. Ti prego, sì. Bene. Qui se premi, tu premi Z e poi salti. Non succede un cazzo, ma se premi Z salti e poi fai così, devi fare dei cotteri. Fai il culo cottero. Il culo cottero, va bene. Se mi ruotassi l'inquadratura però sarebbe più bene, invece di farlo a mano. Di ruotare l'inquadratura, va bene. Ok, vai! Ragazzata. Devi sei sul tronco. Ma sto tornando indietro. Dio Madonna. Sei tornando indietro, Dio, sì. Della Madonna di Dio. È andato sul tronco. E mi sono distratto. Madonna Santissima. Il fastidio. No! Il fastidio. No! Il fastidio. Signore, signori. È stata una serata di delle piattaforme slippery made in rare. Bene, amiche ed amici, da che non bisogna production, è tardissimo dall'altro. Abbiamo cercato di giocare più giochi rare che potevamo. In realtà si presterebbe una seconda serata. Il mio sogno sarebbe trovare la forza spirituale per invece approntare un MSX. La prossima settimana faccio una bella serata di MSX. Konami ama MSX. Basta procrastinare da 5 anni che sto procrastinando la serie Konami ama MSX. Non ha senso sta roba. Cosa sto aspettando? Cazzo. Quindi Konami ama MSX. Se non dovesse succedere questa cosa, continueremo a giocare a giochi brutti della Rare. Quindi fate voi, che cosa è meglio. Bene, grazie Danilo per essere stato con me fino alla fine. Ricordiamo che questa serata sempre è finita alle 23:40, ma ha avuto almeno un'ora esatta di buco nero perché non funzionava un cazzo. Quindi in realtà è finita alle 11 praticamente. Grazie, grazie, grazie. Buonanotte, 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 buonanotte.